Io dico, a me ha detto. Dico, okay, dica okay. La sua versione. La mia versione è che non è successo niente di così drastico. Benissimo, allora giusto, allora io dico, è successo qualcosa classificabile solo come sgarbato, maleducato? Se non è violento e offensivo, è solo sgarbato e maleducato, come va classificata quella cosa lì? No, voglio dire, dipende una persona sì, cosa ritiene per sgarbato e... Allora dica lei cosa... Bene, allora mi dica cosa è successo. Lui deve parlare già da un'ora magari. Allora, maledetto. Anche se una persona si rivolge in modo sgarbato, non credo che sia andato lì anche solo a sintonare la vicepresidente. No, io non lo so cosa è successo. Non credo. Appunto, lei c'era. Allora ce lo racconti lei. Magari, allora, è stata una presa di potere, diciamo. Va bene, è normale. Magari un... sono volate magari parole che possono quali essere parole offensive. Sono volate? Me le racconto. Ma non ne so. Ma lei c'era? Sì, ma non, allora no, non ci sono stati né atti violenti. Ma c'è stato giusto? Ci sono del tuo. La sgarbatezza. È questo proprio quello. Ci sono stati del tu. È questo proprio quello che diceva il mio amico prima. Tu sei con un aggettivo, tu oppure solo tu. Non penso ne siano volati, cioè, sinceramente. Io faccia quello che vuole, chiami la polizia, noi stiamo occupando. Questo è quello che sta succedendo. Fai quello che fai. Fai quello che vuoi, stiamo occupando. Questo è tu. Noi chiami la polizia, fine, non sì, mi cioè... interessa. Chiama la polizia, non è un problema. Va bene, questo è quello che è successo. No, per saperlo, perché a me mi ha raccontato di cose gravi. Siccome la storia si sa che un tipo ha tirato un pugno alle sedie e sono volate le sedie. Ma che cazzo non è vero? Quando di una cosa simile non ti va bene. Se tu sei in una sì, no, ma basta ristabilire le questioni. Chi c'era, chi era presente, parla. Non è successo niente. Insomma, niente, no, perché. Niente di grave. Sì, va bene. Non c'è un po' di maleducazione. Niente per cui chiamare la polizia. Non ci sono stati neanche niente per cui chiamare la polizia. Maleducazione, ci sono stati dei dibattiti. Per opinioni differenti alla fine. No, sì, voglio dire, siccome gira la voce che ci sono state la polizia. Ma le voci girano. Io ho sentito che uno si è messo a tirare dei pugni. Si è messo a lanciare le sedie. Non è vero, sì. Cioè, le voci girano, poi pian piano che girano si ingrandiscono sempre di più. Sì, però quello che. Allora secondo me dovreste spiegare bene questa roba, perché girano voci di atti violenti, di voglio dire. Queste quindi, sono calunnie per farti smettere. Lo so, io ragazzi, infangare la situazione. Lo so, il giochino però, bisogna che vi difendete anche dal punto di vista dialettico su queste robe qui. Esatto, dovete smentire, dovete portare testimonianze. Secondo me dovreste, come succede in tutte le situazioni, avere filmare, fotografare, dimostrare. Noi come stare attenti a non far entrare nessuno, chi entra viene segnato. No, chi entra comunque non ci ha può un entrare. Garante che garantisce per lui. Cioè, se uno fa casino, poi va a pagare. Abbiamo preso i nomi. Abbia pazienza, un ragazzino fa da garante. No, ma un maggiorenne, sicuro un maggiorenne. Sì, ho capito, fa da garante. Questo fa i danni. No. Voi lo denunciate, no, paghi tu che eri il garante, ma secondo lei può funzionare il meccanismo? Allora, se non c'è quello che ha fatto il danno, si arriva al garante. Il garante il quale non darà una è una forma di sicurezza, il quale è lo sgangiato, lo obblighiamo finché non paga. Esatto, si occupa finché è occupato, non vede nessuno, lo prendiamo in un angolo e poi finché non paga giù. E giù. Così ti fidi, è semplice la cosa. Ho martoriato, ma non gli tirate fuori una lira. Però ne prendi tanti che dopo gli passa la voglia di fare da garante. Anche perché dopo ci vai di mezzo. Anche perché lo sai cosa succede? Che lui va a casa. Papà mi hanno picchiato perché devo pagare. Pagare cosa? Perché ho fatto da garante. Zubotta anche il padre. È meglio che trovi soldi. Ma perché lei non viene a parlare in un dibattito che dov'è il dibattito organizzato? Adesso non c'è, ma sono stati organizzati e tra un po' ce ne sono. Già in questo momento se vuole andare a parlare c'è già un dibattito. Se c'è un dibattito volentieri. Alla fine la cosa del garante fino ad ora ha sempre funzionato. Sabin per i danni che sono successi. Il garante ha pagato. Non il garante, ma direttamente quello che ha fatto il danno.
chi l'ha convinto? Sta pagando. I ragazzi, direttamente. Vaffa, venga a parlare al dibattito. Adesso arrivo, vado ad appoggiare sta roba che ultima qui non ultima ola del capannone a sinistra. Lei ha idea che ancora c'è adesso tra la gente che vuole studiare e la gente che invece vuole occupare? Allora, aspetta, però c'è da sostenere il fatto che è diverso. Di qualcuno. Però, voglio dire una cosa. Sì. Cioè, è diverso negare, cioè, non stiamo negando sempre il diritto di studiare. Bravo Tommaso! Noi non stiamo negando il diritto di studiare, noi neghiamo solo il fare lezione, non vogliamo che la gente faccia lezione. Abbiamo, cioè, la gente può venire a studiare le aule, abbiamo detto anche a quelle persone che erano contro l'occupazione, abbiamo detto potete venire nelle aule. Vi... È scritta questa roba, potete venire nelle aule. No, non posso neanche arrivare da soli, ci sono aule vuote. No ragazzi, cioè voglio dire, sì ho capito io ragazzi, però non è che si può sbandare così. Allora certe cose le abbiamo detto ma non le abbiamo scritte. E la barricata dice per sì, non vogliamo che vadano lì magari per spiacevete. Mi pare confusa la questione. Cioè voglio dire, se voi. Se gente, non avete interrompito con noi. Altre scuole, adesso ho visto un manifesto del Minghetti che organizza. Ma lasci stare il Minghetti, guardi. Lasci stare il Minghetti, ragazzi, fa parte della realtà. Ok, fa parte lei della realtà. Lei non sarà d'accordo. Lei ha idea di quello che è accaduto al collettivo del Minghetti, sa com'è successo. Come è andato, se no, me lo dica lei. Allora, il collettivo del Minghetti, innanzitutto. Persone che parlavano una sopra l'altra, non si capiva autogestione, occupazione, continuiamo ad andare a scuola, non si capiva nulla. Autogestione, boh, così, visto che non abbiamo deciso nulla, facciamo questa autogestione. Sì. Fine, non voglio più protestare, boh, faccio questa autogestione perché tanto perdo dei giorni di scuola. Questa è l'autogestione del Minghetti. Ed è quello che sarebbe, è quello che sarebbe successo secondo me se fosse proprio qua. Esatto. Esattamente. Secondo me, però a mio parere, non abbiamo la prova contraria. L'autogestione quest'anno sta girando per le scuole come un contentino. Al Sabin stanno cercando di sospendere i vari studenti, hanno cercato di far arrivare 1000 denunce, eccetera, ci stanno ancora provando. Allora, l'artistica è l'unica che è andata bene, è l'unica occupazione che ha funzionato nonostante la preside tutti i giorni fosse lì puntualmente, anche la sera alle 11:30, che non so che voglia ci avesse, venire lì a fare un giro e controllare. Loro la lasciavano giù e non la facevano salire. Perché? Perché lei continuava con le minacce, continuava ad andare in giro a dire ai minorenni dai ragazzi andate a casa, se no adesso chiamo i vostri genitori, ha chiamato i genitori, non è che non li ha chiamati, semplicemente i genitori però... Chiamare i genitori ragazzi è obbligatorio per i minorenni, eh? Non è obbligatorio ragazzi. Se il minorenne ha la delega di tutti i suoi genitori, no, quello che so io. Voglio dire ragazzi, sì. Cioè mettetevi finisce lì, però voglio dire questa verifica bisogna farla per i minorenni, ma voglio dire ragazzi bisogna fare, cioè voi riuscite a immaginarvi uno che ha una responsabilità, chiama, avverte la famiglia, finito. Beh, in quel momento non ce l'ha più la da quel momento in cui si occupa non ce l'ha più la responsabilità. Come l'ho già ripetuto e ripetuto ancora, non c'è nessuna scala gerarchica all'interno di un'occupazione. Insomma ragazzi, questa qui sì, per i maggiorenni, io non lo so, voglio dire, sui ragazzini di prima, minorenni, non c'è responsabilità. Sì, però un preside sono d'accordo che voglia prendere responsabilità di questo, però poi si prende anche responsabilità di 30 alunni stipati in un'aula, una cosa che ragazzi, è illegale, dire, il una cosa la che prende. Non è sicura, prof. Però in quel modo lì prof. Se la prende la responsabilità. Cioè, voglio dire, non ce la, non, Robert, ce la, non è questione. Robert, Robby, Robby, Robby. Io ne ho 29, è un inferno. Robby, quasi impossibile. Sono semplicemente. No. Sì, ho capito, ma le responsabilità sono quelle a livello di governo, di regione. Cioè, un preside può impedire di mettere 30 persone in un'aula.
se la legge dice ne devi mettere fino a 30, via ragazzi, poi c'è un limite a tutto. Lei c'ha la nostra casa, vero? Io ci lavoro, secondo lei sono contento di averne 29 come quello lì. Lei sa, cioè, siamo in 30 proprio. Lei riesce a fare lezione con noi che siamo in 30. Che ci hanno aggregato la terza F. Sono simpaticissimi comunque. Siete in 29. Non è vero. Comunque adesso stanno aggregando le classi, siamo in 30. Siamo ragazzi, voglio dire, questo è... è la crisi, è per questo che facciamo occupazione. Siamo prof manca. Adesso non c'è allarghi. No, siamo prof siamo allarghi. Per questo facciamo occupazione. Siamo prof allarghi. Noi ci mandano a casa, sostituto, niente. Mi dispiace. Stato mi ci dà un cazzo. ZZ. Voglio dire, è così che è il marzo di questo secondo. Ce l'ha. Non si sa neanche qual è, lei l'ho già definito. Nessuno ha capito che governo è, lei dice. No, di ma si capisce benissimo che governo è. Cioè, governo di me. L'ha detto a gennaio scorso che la riforma Gelmini e il piano Marchionne andavano bene. Cioè, sappiamo già perfettamente la loro intenzione, che intenzioni hanno. Cioè, continuare a tagliare su tutto quanto, quindi non mi dica bisogna aspettare che facciano, sto cazzo sinceramente aspettare che facciano, bene, e crea ancora lei più già danni, bene, ma stiamo scherzando, dai. Va bene, lei ha già capito tutto, beato lei, voglio dire. Prof, se lei non l'ha capito sinceramente mi dispiace per lei, perché non è questione che una cosa palese. No, guardi, non è questione di capire, io sono abituato a leggere i documenti, a leggere i documenti, perché secondo forza, me, perché secondo per forza, me, finché lei sa legge. Perché secondo me Monti ha detto quello che ha detto e secondo me c'è una lotta furiosa sui finanziamenti, lotta che noi non vediamo, sui finanziamenti e su altro. C'è una lotta furiosa adesso. Per cui la società che deve cambiare, non sì, un governo. E dopo della società, adesso le racconto della società, adesso le racconto subito di questa società, cioè di voi. Il cavaliere di Frodo. Cacciatore di Frodo incoglionito. Robby, cacciatore di Frodo. In cortina, visto che si parla di democrazia, di interventi e di società, voi qui non sapete cosa succede, non sapete cosa fanno i vostri rappresentanti. Che non si presentano, che non parlano dei nuovi, che questo non è un demerito, cioè questo non è no, guardi, allora se vogliamo parlare di questo, mi fa parlare questo, se è questo che di cui si deve parlare, dai, almeno lui dibatte, dai, ci sta, se vuole ho capito io, se vuole che le dica come va la democrazia qui, perché è giusto che vi preoccupate della Germania, però un'occhiata a quello che vi sta intorno, su quello che fanno i vostri eletti, di quello che fanno con i vostri soldi, non in generale quelli delle tasse, i vostri soldi, quelli che date voi. Il quadro non è edificante, Vogliamo parlare delle foto di classe, vogliamo parlare delle contromarche. Le contromarche non ci sono più. Vogliamo parlare. Allora bisogna... capito ragazzi? Vogliamo parlare della palestra che distrutta. L'anno scorso. Sì, ho capito io. Sì, per cui, sai, ci sono diversi... Voglio dire, ci sono diversi livelli, vero? Uno interviene politicamente nelle cose della propria scuola, del proprio quartiere, del proprio comune, poi sale, quelle internazionali che non sono così separate da quelle che poi capita a tutti noi, vero? Perché a me mi tagliano lo stipendio, vuol dire che qualcuno i soldi li ha portati via o li ha gestiti male. Chiaro, lo so bene ragazzi, perché voi credete di essere gli unici. No, allora, cioè, voglio dire. Però io credo che noi siamo gli unici che abbiamo il coraggio di provare a fare qualcosa, perché se lei le taglia lo stipendio, cioè manifesta lei, protesta. Protesta, cosa protesto? Io faccio l'uomo sandwich in giro per Bologna. Ci sono organizzazioni sindacali, ci sono rappresentanti, cioè così, ragazzi, ho capito, così funziona il mondo, almeno per i vecchi. Continuiamo a farlo funzionare così, ma vede proprio, cioè è un controsenso quel che sta dicendo. Lei sta dicendo, è sbagliato, però è così che funziona. Così. No, non è
è così che funziona. No, così che le opposizioni si montano in un regime democratico, si montano così, ci sono i sindacati, si discute, ci sono le assemblee, cioè ragazzi così è. Se ma poi, ci sono sindacati se poi... che dovrebbero fare gli interessi della gente. Se non ci sono, benissimo, se non ci sono è un problema, allora uno cerca di andare al proprio sindacato e dice oh, che stai facendo? Gli tiro la tessera, oppure mi scrivo un altro sindacato, cioè così, cosa volete fare? In democrazia cosa devo fare? E se no cominciamo a sparare, cioè, cosa devo fare? Sì. Ma lo so, allora non capisco qual è l'alternativa. Mi spiega la legge del tappino. Cioè voglio dire così, così che così fa il mondo, almeno, almeno per quelli vecchi. Più che altro se devi dire qualcosa di qualcosa di sfruttato. Cambi complicato, non siete mica i primi a occupare. Ma lo so, ecco, voglio dire, non è che si è cambiato, si fa fatica, eh. Ma lo so benissimo proprio, sono due giorni che non dormo, lo so benissimo che si fa fatica. Cioè, che discorsi? Si fa fatica? No, non si fa fatica nel senso che uno non dorme, si fa fatica nel senso che è un processo lungo, degli anni. Certo. È faticoso, ok, lo so benissimo. Cioè, Perché? No, non è che non si inizia, si è già cominciato, ragazzi, scusi, si è già cominciato e voi arrivate, soprattutto i più giovani arrivano adesso e poi capisco che c'è la novità, cioè, voglio dire, sono tante cose. E poi ragazzi Rabbi, probabilmente Rabbi, tendono a semplificare Rabbi. Un po', per cui occupiamo, facciamo. Quindi la vita sta, l'hai fatto un anno, due anni, tre anni, vedi che cambiamenti magari ci sono, ma sono. Voglio dire. Però quello che dico io, quello che non capisco io, è perché avete questa grande attenzione alle questioni. Nazionali, internazionali, Monti ha detto che la Gelmini è della vostra scuola, non vi interessate neanche un po'. Allora, zero! Aspetta un secondo, posso parlare un secondo? Per quello che so io, zero. Posso dire una cosa? Ed è un peccato. Cioè, e poi lei mi dirà, poi lei mi dirà quello che sa lei. Per quello che ne sa lei. Poi per il resto, ieri. No, scusi, abbia pazienza, cosa ho detto io? Per quello che ne so io. Certo. Adesso lei mi dirà quello che sa lei. E così confrontiamo. Lei delega. Ma poverina. Allora, pomeriggio ce l'ho per lei e parliamo solo di questo. Esatto. Capisco perché a voi professori la prima cosa a cui che dà fastidio questa cosa, sabato c'è l'open day e le mamme non possono arrivare qua, vedere tutto sto casino e non manderanno mai i loro figli in una scuola messa così, secondo me, cioè a mio parere. Allora, giustamente voi professori... Esatto, giustamente voi professori siete preoccupati, ci sta benissimo. E io personalmente non lo so se finirà prima di sabato pomeriggio, prima di sabato mattina, non glielo so dire, però... E se ad esempio finisse, non so, sabato mattina, facciamo finta. Ma ad esempio, non so, come ha detto lei prima, all'artistico, i ragazzi sono andati dai professori e gli hanno detto, ma se noi da domani, facciamo finire l'occupazione, voi in cambio ci date, non so, ad esempio, una gita per ogni classe. Ad esempio, dal giorno dopo hanno smesso occupazione e c'è stata una gita di minimo 3 giorni per ogni singola classe. Allora io sto dicendo, se ad esempio... Siamo passati ai ricatti. Ad esempio, a parte che risulta che molte classi le gira a fare. No, però no. Sì, ma della gita che sei costretto a fare con gente che magari... No, non credo. Un esempio. Perché lo troppo per... 15 persone. No, per 15 persone, per 15 persone è un prof. È un prof per 15 persone, però. Non avete l'accompagnatore. Noi siamo 3, sì. E ci vogliono 2 accompagnatori. E non ne abbiamo neanche uno, cioè. Non abbiamo uno. La mia classe, lo voi andate in gita? Sì, prof. Lei va in gita. Sì, io vado in gita. Sì, ma siamo della stessa classe, cioè, cazzo, che discorso è? Ha chiesto di essere della stessa classe? Sì, appunto, voglio dire, però, non di... voglio dire, dipende dalla situazione. Robby, lo chiedi a te, lo chiede a Robby, poi lo chiedi a me, se andiamo di te, discorso è? Lei a te va in gita? Sì, ho capito. Dei, ci vai? Anche loro sono 22, ci vai. Dice che non è quello il problema. È un fatto contingente. Sì, è
però voglio dire, c'è la storia del Ricatto non è un ricatto, semplicemente un'occupazione si fa perché si richiedono delle cose. Se queste cose non vengono fatte, di solito si cerca di portarla avanti l'occupazione. Per cui lei può chiamarlo ricatto in questo momento. È una domanda. È lo scopo per cui è stata fatta l'occupazione, cioè per aver qualcosa. Sì, ho capito qualcosa, dico ragazzi. Perché voi non avete le cinte, c'è l'istituzione a scuola, l'istituzione è un esempio, la gente ha fatto adesso, lei le ha fatto un esempio. Va bene, faccio un esempio. Ho capito ragazzi, nel dibattito, gliela posso dire così tanto siamo tra di noi, oltre che su YouTube. Se voi fate occupazione, io vengo, vi faccio vedere e vado a casa. Se voi occupate un mese, io per un mese non lavoro, è chiaro il concetto? Voglio dire un esempio. Non è che c'è tutta sta smania. Infatti anche però sono contenti così ti impagano, non fanno che dico voglio venire a lavorare, corre lo stesso, arriva da poco lontano, però corre lo stesso, quindi non c'è un interesse mio personale, anzi ragazzi è una questione di atteggiamento, faccio quello che posso per la didattica, ho messo il computer sotto carica, adesso ricarico lo strumento con i video delle lezioni di topografia, capisce? Che se uno è rimasto indietro clicca e si riguarda la lezione, perché ci lavoro, e allora mi piace domani sabato pomeriggio dalle 3 alle 6 sono qui e apro il laboratorio di topografia. Ma fate vedere solo le cose belle da scuola. Vabbè. Lui fa solo cose belle, però lui dice perché in questa scuola non si trattano argomenti di carattere generale. Io dico non è mica vero. Poi possono piacere, si possono fare altre scelte, ma non è mica vero che è così. Ci sono io ho letto i manifestini, ci sono cinque il pomeriggio, no, la mattinata. Va bene, mattina, ragazzi, voglio dire, in mattinata. Cioè perché per esempio una parola di diritto non può spendere un'ora del suo tempo per magari spiegare la legge ad personam che ha fatto magari il governo Berlusconi, per far capire ai studenti che non sempre magari il governo fa cose giuste. È chiaro che però si espone a certi rischi, però secondo me è qualcosa che deve fare per anche una giusta moralità. No ragazzi, bisogna stare attento. Se io sono troppo io ora a parlare della legge antipersona, intanto è stato persona, qualcuno lo dice, qualcuno lo dice. È oggettivo che era da... L'ho capito io! Era oggettivo. Sì, ma non è così, lei lo capisce? Ma al di là di questo, adesso se un'ora, ma comunque parlando in generale, se io sono insegnante di diritto, se devo fare un riferimento per motivi tecnici lo faccio, ma io non parlo per un'ora in quella che alcuni ritengono legge d'avviso. Cosa che non vieta è di organizzare, non lo so, fate delle assemblee di classe, cioè avete 2 ore ogni mese, questo per tornare a come si gestisce la democrazia, avere un'assemblea di istituto sempre deserta o quasi. È perché sì, l'ultima, ragazzi,
l'ultima! È sempre quando le vendevano, capito? La gente stava a letto e poi si presentava la contromarca. Pare che alle ragazze, almeno ad alcune, venivano regalate, poi anche per ci vuole vendere, non è che alle ragazze le vuoi regalare e agli altri le fai pagare. Non è serio! Poi voglio dire, se in certi ambienti fai degli scarti ti sparano ai piedi, cioè mica ti sbucchiamo. O le fai pagare le contromarche, o le regali. Sì, ma lei è bionda, sì, ma cioè, ma cioè, allora lei le regala se non ti suoi gusti. Sì, ma com'è possibile? Cioè che razza di malandrino sei? Non sei serio? E allora voglio dire, gli occasioni ce ne sono, e poi anche il pomeriggio, e anche la mattina vedo l'aula, anche la mattina ci sono iniziative, possiamo collezionarle tutte queste iniziative, però se volete la mia opinione personale sono anche dopo. Tutte quelle cose che si fanno la mattina. Cioè al di là del lavoro curriculare, cioè, ragazzi, una volta vanno a vedere un film, una volta c'è viene il tipo a parlare, il pomeriggio. Sì, ho capito, però secondo me bisognerebbe, anche lì bisognerebbe dire, va bene, 10 ore sono dedicate al di là del lavoro curriculare. Anche perché qualcuno potrebbe dire, io vengo a scuola per fare un programma, ora in seconda magari non si vuole, però in quinta dice, prof, qui se non svolgiamo il programma poi l'esame di Stato lo vado a fare io, se permette. Quindi rappresentando lo prendo per un orecchio e dice, scusa Ciccio, non credo, perché non avete dimesso nessuno. Possiamo dimetterli? Non ho capito. Dimetterlo nel senso di Giovanotto, adesso per favore togli il disturbo. Ma è la fine scuola. Allora si usa il plurale, ragazzi, per favore togliete il disturbo. Come fate per quelli che garantiscono i danni? Dove era quello che me l'ha spiegato cosa? Per i garanti. Per i garanti, come fate? Dice, io gli ho detto, tanto quello non paga. Lui mi ha detto, no, abbiamo un sistema per farlo pagare. Erano picchiate prima. Sì, che io spero siano, sì, appunto, voglio dire. Che naturalmente spero siano solo metaforiche, insomma. Però, è semplicissima la cosa, arriva un esterno, carta di identità. No, ho capito io, ma era solo per dire come facciamo a farlo dimetterlo nel senso di farlo dimettere, fare pressione per farlo. Però voglio dire, adesso al di là delle questioni, come la vedo io, è la mancata attenzione da parte vostra. Io rilevo una mancata attenzione da parte vostra a questi dati. Perché sulle aule, ragazzi, cioè, voglio dire, queste ci danno, si può far poco, però che non siano, che le aule non si possono oscurare, io uso il proiettore e faccio una gran fatica, i miei studenti possono testimoniare, è chiaro? Penso, le posso raccontare un aneddoto. Dunque, io alla facoltà di ingegneria qui a Porta Saragozza c'è un'aula di quelle, sapete, quelle universitarie che vengono su, sì, le lavagne, e poi viene tutto su, c'è una parete tutta vetrata, tutta. Allora eravamo 200 persone, 2:30 del pomeriggio, insegnate il professor Pozzati, uno delle menti famose, ha scritto molti libri, no. E allora uno si alza e dice, prof, cioè, fa un caldo bestia, siamo 200, è giugno, a quest'ora il sole diretto, poi ha preso il gesso, l'ha messo in piedi verticale, l'ha appoggiato in piedi verticale, non scorderò mai. In piedi verticali si è appoggiata la cattedra e ha detto, ragazzi, siamo un paese in crisi. Io un paese in crisi, come dire, facciamo fatica a procurarci delle tende.
cioè lì bisognava prendere l'aula, rovesciarla. La risposta non è giusta, ovviamente. Dice: siamo un paese in crisi, virgola, tenteremo di fare tutto il possibile e magari in un anno ce la facciamo. Se non ce la facciamo per un anno, come la penso io, la prossima volta venite con i giornali, ci appiccichiamo i giornali e la tenda ce la facciamo da noi. Non siamo un paese in crisi, punto e basta. Cioè, nel senso che bisogna darsi un po' da fare. Io tento di fare questo, il preside tenta di fare questo, visto che sto togliendo le sedie. Però voi questa attenzione alla vostra scuola non la mettete, al di là dell'occupazione, è chiaro, come dice lei, sono due giorni, allora possono essere anche due giorni, però per il resto dei giorni voi non mettete attenzione alla vostra scuola, che è il meno. Voi non mettete attenzione alla vostra preparazione, perché come dice Piombi, ci piacerebbe parlare di questioni. La questione adesso è quella di combattere contro quelli che ne sanno di più. Non so se avete letto. Qui vince, adesso al di là delle questioni Gelmini, Monti, finanziarie, qui vince con quelli che ne sanno di più. Perché sono molti anni che i problemi vengono mandati a Bangalore dai tecnici indiani che parlano correntemente inglese, quelli sono stati colonizzati e gli è rimasto questo fatto che parlano come i maltesi, parlano correntemente inglese. Cioè, costano la metà di un ingegnere italiano, è gente preparata, per cui le multinazionali semplicemente i problemi matematici se li fanno risolvere da loro, e gli ingegneri italiani bisogna che siano più bravi o che si accontentino di meno soldi. Insomma, voglio dire, la questione è complicata, però bisogna combatterla, non è che si può solo protestare, si protesta, d'accordo, come dice lei, vabbè, per due giorni. E il resto? Io vedo che nel resto dei giorni voi fate zero per la vostra scuola e date anche un pessimo esempio. A quelli, soprattutto più giovani, che arrivano, se fossi io eleggo anche solo un rappresentante di classe. Dove classe? Andato al preside. Che è stato un mio ex studente. Voglio dire, rappresentanti di classe, rappresentanti di istituto, provate a fare delle domande, vedete che risposte ottenete. Sì, esatto. se non ottenete risposte adeguate, sono dall'altra parte, l'unico. Stiamo parlando di robe, non lo so, che quelli di adesso, non lo so. Io parlo di quelli degli anni passati e non parlo neanche dei rappresentanti. Io parlo di voi, del vostro rapporto con i vostri eletti. Noi abbiamo su Facebook un gruppo del Verbato, dove sono nate prima dell'occupazione, sono nate molte discussioni. Lo so bene io, eh. C'è stata una ragazza, di quinta, che conosco benissimo, che ha detto: ah, voi siete dei falliti, sono in quinta, tanto io il prossimo anno me ne vado, chi se ne frega, sono solo qua per fare il casino, fate solo tutte queste cose. Cioè, innanzitutto, vabbè, lasciamo stare che negli anni scorsi faceva fughe, non studiava poco, no, perché lei diceva: ah, io studio, vorrei studiare, non ho mai studiato in 4 anni, vabbè. Però un ragazzo di quinta, che il prossimo anno dovrà uscire, dovrà trovarsi lavoro, addirittura dovrà fare l'università, con che consapevolezza può dire: io non faccio occupazione, ho autogestione, perché a me non interessa? E comunque noi ci eravamo detti che o autogestione o occupazione, l'informazione per quanto riguarda i problemi della società, dell'economia, sarebbe stata, quindi ci sarebbero stati confronti, dibattiti. Quindi una ragazza con che consapevolezza può venire a dire: a me non mi tocca?
epoca, la crisi, ma la società in cui vive. Tu non mi tocca, ragazzi, l'ho appena detto, se ci sono no, problemi, dico, sì, ma voglio dire, se ci sono problemi economici, voglio dire, tocca anche me. Oh. Sì, ma a maggior ragione un ragazzo che deve ancora costruire tutto. Sì, ma oltre ai problemi economici, secondo me c'è anche un po' un problema per quanto riguarda l'informazione, giornali, telegiornali. Guardi, è tutto finanziato dalle banche, dai politici, da Confindustria, e sulle 24 ore più 28 milioni da noi, perché sono finanziati, quelli della sera finanziati da Confindustria e dalle banche. Come può un paese informare la gente con mezzi finanziati dalle banche? Lo so, sta scuola, come può un ragazzo di 14 anni informarsi? L'unico mezzo è internet, però internet poi è complicato da inquadrare, le situazioni su internet sono complicate da inquadrare perché ci sono molte fonti, possono essere comunque sbagliate, sono complicate, secondo lei? Secondo me, voglio dire, panino noi sala sirena. La via è quella di non sfruttare le contraddizioni. Lo schema di una volta, voi Fontamara non lo fanno leggere, qualcuno legge, ha letto Fontamara, non lo fanno leggere, però lo sono spiegate molte robe. Si parla di caffoni, quindi di gente che socialmente, anche economicamente e culturalmente sta male, ma soprattutto è sottomessa culturalmente, eh? E viene tenuta a un livello di cultura basso. Però lì la punta è l'impresario, chiaro? L'imprenditore. Ora, se voi leggete il Corriere, se voi leggete il Sole 24 Ore, o ascoltate la radio del Sole 24 Ore, o ascoltate le dichiarazioni della Confindustria, vi accorgete che sono inferociti contro chi? Contro il mondo della finanza, perché adesso la punta non è più l'impresario contro cui scagliarsi, ammesso che ci si debba scagliare contro uno che fa impresa, che poi uno lavora con quello che fa impresa, poi si fa fatica a mettersi d'accordo quando mi dai e quando guadagni e va bene, però il mondo è la finanza, cioè c'è gente che dice bene, io metto insieme il lavoro, i brevetti, il capitale e faccio cose, faccio prodotti, e c'è un'altra parte del mondo che dice ma perché tutto ciò? Io ho i soldi, vendo i soldi, compro i soldi, compro il petrolio, vendi il petrolio, compri il petrolio, vendi il petrolio, che lo sapete, no? Cioè non è che si vendono 8 milioni di metri di barili di petrolio, cioè quelli estratti, se ne vendono 8-10 volte di più, perché continuano a vendersene tra di loro, e secondo voi ogni volta che se le vendono chi paga? Noi paghiamo. È così per tutte le altre questioni. Quindi è il problema al quale stanno cercando di mettere rimedio è a certa finanza, a certa finanza. Quindi stranamente la Confindustria, cioè di quelli che fanno, la Confindustria dice cose feroci contro la finanza, la quale si difende. Allora in questi interstizi secondo me bisogna cercare informazioni.